Possiamo cominciare? Allora, buonasera a tutti e ben ritrovati a questo purtroppo ultimo incontro di divulgazione della I2S. E partiamo? Ok. Allora, ci siamo già visti per altre due volte. La prima volta abbiamo visto un'introduzione un po' generale su quello che è l'intelligenza artificiale e, se vi ricordate, l'altra volta abbiamo visto invece quello che è l'intelligenza artificiale applicata alle scienze. Quindi ora andiamo un po' più sul lato umanistico e andiamo a vedere l'applicazione umanistica dell'intelligenza artificiale. Oggi, ovviamente ci sono anche le registrazioni disponibili su YouTube per chiunque volesse magari rivedere nuovamente quello che è successo le altre volte, che consiglio. E prima di continuare vorremmo ringraziare Indo, che è la startup di Area, se vi ricordate l'altra volta aveva parlato anche uno dei fondatori, che ha finanziato questo evento. E oggi avremo tre ospiti d'eccezione. Allora, il primo è un professore dell'Università di Trieste, il professor Paolo Gallina, che è un docente di robotica. Dopodiché avremo un seminario tenuto a due voci da Vania Makovac e da Marco Zullic. E il primo è un dottorando presso l'Università degli Studi di Firenze, invece il secondo è anche uno dei principali organizzatori di questo evento ed è un dottorando qua presso l'Università degli Studi di Trieste in ingegneria. Quindi, senza ulteriori indugi, lascerei la parola al primo ospite, primo speaker di stasera. E con mascherina o senza? Senza, si può togliere. Ok. Ok. Sì, va. Bene, ok. Allora, buonasera a tutti. Mi chiamo Paolo Gallina. Non ho preparato la presentazione perché è un momento critico per i progetti, per la chiusura dei progetti. Devo chiuderne uno stanotte, finita questa presentazione. Per cui siamo chi è del mondo dell'università sa cosa sono i PRIN e la scadenza è domani. Comunque, al di là di questo, quindi fermatevi quando vado oltre il tempo, questo volevo dire. Mi occupo di robotica, di interazione uomo-macchina. Gli ambiti di ricerca sui quali lavoro sono, da una parte, la robotica spaziale, rover, quei carrellini che si muovono sulla Luna o su Marte, insomma, noi collaboriamo un po' su quel tipo di attività. E poi mi occupo di contaminazioni, di qualcosa che ha a che fare, che è a metà tra la robotica, l'arte, la percezione, l'estetica, che è quello di cui vi parlerò oggi. Allora, questi sono alcuni dei robot con i quali ho lavorato. Il laser è, eccolo qua. Tipo, questo è un rover spaziale, questo è un altro robot con cui ho lavorato, questo è un robot per riabilitazione neuronale, ancora quando ero a Padova. Solamente per dare un esempio, alcuni esempi delle mie attività di ricerca. Ecco, mi occupo anche di saggistica, cioè quello che interessa a me è il rapporto tra la tecnologia, la robotica, tutto ciò che ci circonda e l'aspetto umano, quindi come le macchine ci influenzano, qual è il rapporto con le macchine, come ci condizionano nel bene e nel male. Qua è l'ultimo saggio che adesso è in revisione, non è ancora pubblicato, si intitolerà La protoarte della robotica ed è appunto l'argomento di oggi, un argomento un po' bizzarro e spero che possa interessare, insomma, riscuotere un po' di interesse. Parto subito col mostrare un po' quello che faccio, dare uno spunto. Ecco, questo è un robot col quale lavoro. Vedete, sta realizzando un dipinto ad acquerello. Qua mostro il risultato, però dietro questa attività c'è un lavoro che parte dall'analisi delle immagini, l'elaborazione delle immagini, l'informazione assegnata al robot, e quindi abbiamo a che fare con una sorta di intelligenza artificiale che in qualche modo va a emulare,
in qualche modo a codificare quello che è il pensiero di un artista quando realizza questi lavori. Questo è il robot, non in tempo reale ma accelerato, deriva da una collaborazione con Marco Paolini, è stato realizzato a Milano in un teatro, dato che lui faceva uno spettacolo riguardante la tecnologia, abbiamo introdotto lo spettacolo con questo tipo di attività. Infatti questo è il ritratto di Marco Paolini. non so quanto lungo sia. Beh, insomma, vedete il pennello, vedete il robot, vedete la vaschetta di colore. Ogni tanto la vaschetta viene cambiata, non lo si nota perché è un passaggio molto veloce. Ecco, però questo è un po' l'attività che facciamo. In questo, quello che faccio io non è riprodurre qualcosa fedelmente, ma interpretare un'informazione visiva. Un po' quello che fa l'artista, senza la presunzione di riuscire a arrivare vicino a quello che è l'attività dell'artista. Però diciamo che il mio strumento è la robotica. Quello che per un artista sono pennelli e colori, per me sono formule matematiche. Qualcuno ha definito questo tipo di arte un'arte algoritmica, perché gli algoritmi sono quelle formule matematiche che permettono al robot di realizzare l'opera. Ecco, io sono affascinato dal riuscire ad automatizzare un'entità che possa farlo al posto mio. Ecco, questi sono due esempi, questa è la costiera di Trieste, sono acquerelli, ecco, questo è un acquerello, questo è un altro acquerello. Non c'è un'unica forma per realizzare queste opere, come non c'è un modo per dire che un'opera di un artista è oggettivamente migliore dell'opera di un altro artista. Dipende dalla sensibilità, dipende dal momento, dipende da molti fattori. Quel che è certo è che sembra che l'attività sia molto incentrata sulla precisione della robotica, in realtà è anche molto artigianale. Vi faccio un esempio. Gli acquerelli, prima di capire che non potevo realizzare acquerelli come fa un acquerellista, ci ho impiegato un po'. Di solito un acquerellista fa prima gli sfondi e poi fa i contorni. Perché? Perché i contorni devono essere molto precisi, fatti con pennelli sottili. Però qual è il problema? Che nel fare questo lavoro, facendo lo sfondo, il foglio si modifica, crea delle gobbe, si altera a causa della quantità d'acqua che viene depositata sul foglio. Ecco, io non posso fare questo perché se faccio i contorni alla fine, quello che succede è che il mio pennello incontra le gobbe e quindi non riesce a fare i contorni in maniera nitida. Per cui prima faccio i contorni e poi faccio il resto. Il problema è che questi contorni possono essere sporcati dal resto, per cui uso dei pigmenti diversi tra i contorni, in cui aggiungo dei pigmenti che possono rimanere come tempera, e poi invece lo sfondo lo faccio con acquerelli. Un po' la tecnica, somiglia vagamente alla tecnica del guazzetto. Ecco, questa invece è un'altra attività, vi faccio proprio una carrellata veloce, magari se ci sono domande prendo spunto per parlarne successivamente. Questa invece è un'incisione, siamo nel mondo della punta secca. Questa è la prima incisione al mondo realizzata attraverso un bulino, che è quella punta, che qua si vede, è quella punta che incide la lastra di zinco. Una volta incisa la lastra di zinco viene inchiostrata, viene tolto l'inchiostro in eccesso e l'inchiostro rimane solamente nei solchi e poi si passa al torchio calcografico che riproduce l'immagine speculare sul foglio e questo è il risultato. Sono molto affezionato tra l'altro a questo lavoro non tanto per l'esecuzione quanto perché qua ci sono circa 15.000 righe e vedete queste linee qua, queste linee o anche questa qua, ci sono 5 linee che sono degli errori, nel gergo tecnico dell'informatica si chiamano dei bachi del sistema. E il problema nel trovare un errore, i softwareisti lo sanno, non è quando l'errore è manifesto, ma è quando è annidato e molto nascosto. Quando c'è un errore che produce 5 linee solo di errore su 15.000,
è molto difficile scovare gli errori. Ci ho impiegato una settimana, però sono legato a questo lavoro e questo rappresenta un po' una commistione tra quella che è anche la bellezza dell'arte, la fatalità, cioè ci si stacca dal mondo della robotica, dalla precisione della robotica, per entrare in un mondo che è quello dell'arte, in cui anche l'errore può avere una sua dignità. Ecco, io non sono stato il primo a operare con le macchine. Diciamo che la prima persona, il primo artista è lo svizzero Tanguy Lee. Tanguy Lee realizzava macchine di questo tipo. Erano delle macchine che riuscivano a realizzare delle opere figurative astratte, vedete, a volte a pedali, a volte mosse dall'acqua. Stiamo parlando degli anni 30-40. Ovviamente non c'era la precisione, il tutto era derivato dal caos, perché il segno veniva realizzato, perché la macchina vibrava, quindi era una combinazione di vibrazioni e masse che riuscivano a generare il moto caotico del disegno, e non si occupava di arte figurativa. Per lui il fascino era la macchina in sé, non il prodotto della macchina, ma l'insieme della macchina con il disegno. Invece i primi che hanno utilizzato un algoritmo per tracciare dei segni, siamo negli anni 70, erano dei ricercatori, era il periodo in cui c'erano i primi plotter che disegnavano, Nies e Nacke, Frieder Nacke, sono stati i primi e hanno realizzato lavori di questo tipo. Da qua si vede intanto la semplicità del lavoro, perché i limiti della tecnologia condizionano il mezzo espressivo dell'arte. Se uno ha un unico colore, non può disegnare a più colori. Loro a disposizione avevano solamente la gestione della linea, non c'erano telecamere, non c'erano immagini digitali, e quindi non erano propensi a realizzare un'opera figurativa, ma solamente astratta. Però si intravede già un elemento fondamentale delle opere realizzate con i robot, il caso. Il problema della robotica è che è troppo precisa. E la precisione, è stato dimostrato dagli studi di neuroestetica, non viene percepita con un valore aggiunto estetico elevato. Cioè, la precisione è nemica dell'occhio. Per cui, in questi algoritmi, per la prima volta, sono stati introdotti dei movimenti randomici, casuali, proprio per evidenziare quello che era l'aspetto, diciamo, non preciso, che è anche dato dalla mano di un artista. Nessun ritrattista ambisce a realizzare opere figurative che siano l'esatta riproduzione di una fotocopia. Esistono già le macchine fotocopiatrici per farlo, ma c'è un qualcosa in più. Ecco, forse però chi più di tutto si è avvicinato a una riproduzione per primo lavorando con la robotica è Cohen. Inizialmente era un artista, è un artista che per 20 anni si è messo di buzzo buono a studiare informatica e ha realizzato questi lavori, lui dice utilizzando l'intelligenza artificiale, però in realtà ha utilizzato algoritmi euristici. Gli esperti di informatica sanno quello che voglio dire, ma l'ha chiamata lo stesso intelligenza artificiale perché era solamente agli inizi l'intelligenza artificiale, in realtà non ha usato le tecniche che vengono utilizzate attualmente nell'intelligenza artificiale. Allora, sorge una domanda, ma perché, anzi, molti, diciamo che qualcuno che incontro mi chiede, ma perché dipingere con un robot quando si può fare la stessa cosa facendolo in carne e ossa, facendolo di pugno? Beh, ci sono diverse risposte che do. La prima è perché no, cioè è la risposta più sincera e anche la più disarmante, nel senso che non è che devo rispettare una legge del governo che mi impedisce o devo giustificare qualsiasi azione che faccio. Se ho una qualche curiosità, una qualche tensione emotiva, una qualche spinta che mi porta a farlo, beh, insomma, voglio dire, c'è gente che muore dietro un pallone, in 22 attorno a un pallone, insomma, perché io non posso giocare con i robot. Allora, questa è la prima motivazione. Ovviamente ci sono anche altre motivazioni un po' più, diciamo, centrate, un po' più serie. L'altra motivazione, vabbè, questa è una caratteristica mia. Se avete notato, tengo il microfono con la sinistra quando dovrei tenerlo con la destra.
Perché tremerebbe, ho un tremore cronico, fortunatamente niente di grave dalle visite, però insomma è già da una decina d'anni che ho questo deficit motorio. Questo vuol dire che questi lavori che vedete qua, che sono lavori a china o a colore tipo questo, o questi a fusaggine, questo a china di nuovo, non riuscirei a farlo, non sarei più in grado di farli. Proprio perché facevo lavori che richiedevano una certa precisione, una certa, sì, anche questo insomma richiede parecchia precisione. Non amavo i lavori con una gestualità ampia, ma ero sempre focalizzato sul piccolo. Questa è un'altra motivazione, insomma, per cui a quel punto mi sono detto: cos'è l'altra cosa che so fare oltre ad amare l'arte? Conosco la robotica, allora mi è venuta in aiuto e si è anche trasformata però in un valore aggiunto. C'è un'altra motivazione, e questa è una motivazione di ricerca. Siamo in una decina, 20 al mondo forse, che si occupano di questo tipo di attività. Riuscire a creare algoritmi che emulino il tratto di un artista è un po' tentare di scovare come ragiona un artista, per cui c'è un interesse, non dico neurologico, ma percettivo, tra la neurologia e la percezione, cioè riuscire a capire quali sono i mattoncini che anche un artista utilizza per realizzare alcune opere. Per cui ecco, nei miei lavori prendo spunto dai lavori di neuroestetica, cioè da quegli studi di psicologia e di neurologia che vanno a studiare dal punto di vista quantitativo cosa avviene quando una persona vede un soggetto, una persona vede un'opera e dice: ok, questa mi piace. Vi faccio un piccolo esempio. È stato dimostrato che quando una persona guarda un quadro e lo guarda da lontano, ha determinate sensazioni. Può piacergli, può non piacergli. Quando si avvicina al quadro e si avvicina ad una distanza per cui riesce a percepire l'attività motoria, cioè la classica gestualità, il gesto dell'artista che sottende il lavoro, quindi i dettagli, a volte anche le impronte digitali, se ha usato le dita o comunque gli schizzi, avvengono due cose. Primo, si attivano i neuroni specchio legati all'attività motoria. Quindi chi guarda il quadro si sente un po' artista. E poi avviene un'altra cosa. Mediamente l'apprezzamento dell'opera aumenta. Cioè piacciono di più le opere in cui si riesce a intravedere il lavoro dell'artista. E questo è un dato che nel piccolo abbiamo sfruttato, ho sfruttato, utilizzando pennellate ampie invece che pennellate corte. È un esempio, insomma. Però, insomma, ce ne sono tanti altri. Quanto tempo ho? Ok, in 5 minuti finisco. Ok. Allora... Sì, non riuscite a farlo partire? Eh? Ok, beh, ma posso provare anch'io, no? Ok. Ecco, qui non c'è il volume, so che è un po' bizzarro commentare io mentre commento qualcos'altro, però abbiate pazienza. Sono io che commento. E questa è un'attività che abbiamo, una performance fatta a Venezia. Il robot incideva una lastra, anzi ne incideva 5 di lastre, e ogni volta che incideva la lastra il segno diventava più tremolante, come a simulare un invecchiamento, una degenerazione, insomma una perdita di abilità. Quindi il robot, l'algoritmo che muoveva il robot, invecchiava. Alla fine cosa era successo? Che il robot all'ultima lastra si alzava in maniera molto teatrale e andava a schiacciare quel pulsante. Ecco, vedete, è caduto il maglio, quel maglio andava a distruggere l'hard disk del robot. Quindi l'hard disk del robot conteneva l'algoritmo del robot. È un algoritmo che ho impiegato, diversi mesi a produrlo. Assieme col curatore della performance ho sottoscritto un documento nel quale dichiaro che l'algoritmo non è stato salvato da nessuna parte, e quindi questo in qualche maniera ha simboleggiato la morte vera e propria dell'algoritmo. Per questo il titolo della performance, La morte dell'algoritmo, significa che le opere realizzate quella volta sono
irriproducibili. E questo è un qualcosa di, che fa pensare molte cose. Innanzitutto blocca quella che è la ripetibilità del digitale, dando vita al robot attraverso la morte stessa del robot. È chiaro che io posso sempre riscrivere con gli algoritmi, ma sono algoritmi che contengono 20-30.000 righe, per cui è difficile che io riesca a scriverlo esattamente uguale a prima. È come se avesse vissuto da parte di me. E per simboleggiare quel tipo di attività, il robot è stato... Cosa ridete? Una roba seria, eh? Il robot è stato inumato, è stato sotterrato, quindi non il robot ma l'intelligenza artificiale. Questa è la lapide, c'è la data di inizio del lavoro in cui ho la prima data della primo lavoro fatto insomma dal robot, e la data di morte, che è proprio la morte del robot, e questa è presente a Trieste nel campus dell'università, a destra dell'edificio Tutankhamon, che dovrebbe essere il C1, ecco, a destra del C1, ed è una lapide in pianta stabile là a ricordare l'evento. Ecco, io avrei finito, spero di essere stato nei tempi. Ok, quello dei dati è un aspetto fondamentale. Molti di questi lavori partono da immagini, quindi fotografie. In un certo senso seleziono le fotografie perché gli algoritmi non vanno bene con tutti i soggetti. Cioè, se per fare il volto serve un algoritmo, per fare un paesaggio ne serve un altro e via dicendo. Però ho usato anche altri input. Recentemente, ad esempio, ho collaborato con un gruppo della Tufts University, che hanno generato i primi robot creati da cellule di rana, li chiamano Xenobots, e ho collaborato con loro in maniera tale da mi sono fatto dare i loro dati di questi robottini artificiali per generare delle traiettorie che venivano incise, per cui diciamo che è la prima entità al mondo che genera un dipinto, entità biologica artificiale che genera un dipinto. Questo è un altro esempio. Un'altra attività che sto tentando di fare, ma non abbiamo risorse per poterla fare, perché serve manodopera per fare questi lavori. E purtroppo questi lavori non... qualcuno mi dice, ma a cosa serve sta roba qua? Io mi vergogno a dire un po' che non serve a niente, però insomma è anche una delle definizioni che vengono date all'arte, per cui sono anche abbastanza fiero di questa definizione. In realtà no, non è vero, insomma, dai, qualcosa ha sempre a che fare con l'elaborazione delle immagini. Appunto, stavo dicendo che una delle attività è utilizzare un'intelligenza artificiale che possa autonomamente scegliere i soggetti per poi essere rappresentati. E su questo ho delle idee, ho presentato un progetto, però diciamo che non è stato approvato, e quindi mi fermo là. Comunque la parte dei soggetti è una parte fondamentale. Vediamo se si riesce, sì, dai, direttamente col microfono. E per quanto riguarda l'aspetto della creatività dei tuoi dipinti, dei dipinti dei tuoi robot, diciamo... Io credo di aver capito che diciamo, i robot tendono ad imitare un dipinto, una foto già esistente, un prompt già esistente. E hai mai avuto modo di iniettare in queste tue creazioni un po' di creatività, e come lo hai fatto?
Allora, è un tema dibattuto, perché ci sono diversi articoli filosofici di informatica riguardo al come assegnare creatività. Secondo me, su alcune strade c'è un eccesso di banalità, del tipo, anche io ho usato le GAN, sono delle reti particolari che riescono a creare delle fotografie a partire dal nulla. Però lo trovo banale come strada, cioè lo puoi fare con tutto, qualcosa ti viene sempre fuori, ma la vera creatività è stato aver inventato per la prima volta quel metodo là, per cui la vera creatività è il lampo di genio di Goodfellow che ha realizzato quel lavoro. Ripeterlo, anche nel creare un soggetto, mi sembra, anche se è un ambito diverso, mi sembra un po' una ripetizione. Secondo me ci sono altre strade per poterlo incentivare. Richiedono, secondo me, è creativo tutto ciò che non è banale. La maggior parte delle attività di creatività su quest'ambito sono venute in mente a moltissime persone, per cui secondo me non sono veramente creative. Credo che la creatività sia dalla parte di chi scrive gli algoritmi, non dalla parte dell'algoritmo stesso. Comunque, sì, è giusto interrogarsi su questo. Anch'io mi interrogo tantissime volte su questo, un po' perché mi dà fastidio essere poco creativo. Cioè, è il motivo principale. Ma a mia opinione, anche banalmente, il fatto di quei bug di cui parlavi prima possono essere considerati creatività, perché introducono qualcosa di diverso rispetto al prompt, all'input che è stato dato all'algoritmo alla fine. Sì. Beh, credo che in questo processo qua, ma come tutte le opere d'arte, c'è una componente di creatività forte, poi c'è anche una componente di virtuosità elevata. Nell'ambito della robotica io non ho ancora portato la virtuosità a un livello accettabile per poter lavorare sulla creatività veramente. Mi sembrano ancora alcuni lavori troppo acerbi, troppo freddi. Perché? Perché faccio un confronto con l'io del passato. Poi la mia attività non è una vera emulazione, cioè non è, il mio interesse non è emulare, ma è creare qualcosa di diverso. Non so, è una domanda che imbarazza, però è una domanda che non merita una risposta, perché è impossibile darla, ma merita sicuramente di pensarci ogni volta che si fa questa cosa. Anche perché dare una definizione alla creatività è effettivamente qualcosa di non semplice, ecco. Quindi è difficile definire che cos'è proprio la creatività. Quindi è quasi come definire il concetto di arte, insomma. Sì, è una domanda che si sono posti altri, ma secondo me è una domanda che viene posta ogni tanto per far clamore. In realtà è ovvio, cioè chi è l'autore del lavoro è chi ha realizzato l'algoritmo, non certo l'intelligenza artificiale che poi ha fatto il lavoro, insomma è il creatore l'ideatore dell'intelligenza artificiale, non credo che ci sia possibilità di dubbio. Nel passato è successo qualcosa di simile, ad esempio, non so se sapete l'evento della scimmia fotografo, che a un certo punto c'era un fotografo che ha lasciato la macchina fotografica non custodita, l'ha preso una scimmia e ha cominciato a far foto e si è fatto anche un selfie, cioè c'era una consapevolezza nella scimmia. E poi il fotografo ha pubblicato le foto, a un certo punto la gente ha cominciato a utilizzare le foto e il fotografo ha chiesto i diritti d'autore. Allora, sono andati in processo e il giudice non è che abbia dato ragione alla scimmia, cioè non è che la scimmia partecipava al processo, però ha dato ragione a chi ha utilizzato le foto senza pagare i diritti al fotografo, perché in quel caso ha riconosciuto la paternità delle foto alla scimmia. La scimmia è un'entità biologica, però molto più complessa di quello che è un algoritmo, e per di più non è stata generata dal fotografo. Questa è la vera discriminante tra l'uno e l'altro. Per cui
Qualcuno ha utilizzato questo parallelo per fare il confronto con i robot, ma con i robot vale la stessa cosa. Se io costruisco un robot e poi il robot lo usa un altro, la paternità dei lavori fatti da robot non è di quell'altro. Però è stato utilizzato come motivazione per estendere la robotica. Sì. Beh, poi conta molto anche l'antropomorfismo dei robot. Cioè, la mente è completamente irrazionale. Questa è una delle cose che scrivevo nei testi. Quando noi vediamo un robot muoversi, gli assegniamo una briciola di umanità molto di più che non vedere un plotter che si muove o un telaio. Ecco, prendiamo un telaio. Allora, se un telaio producesse opere, il dubbio di chiedersi: ma l'autore è il telaio o la persona che ha impostato il telaio? Non viene questo dubbio. Se invece c'è un robot che si muove, magari gli mettono anche la maschera, come quel Aida, c'è famoso, che fa delle schifezze dal punto di vista pittorico, però il fatto che lui si muove, sembra una donna che si muove così, allora viene ci si chiede: è l'autore del lavoro oppure no? Insomma, l'aspetto conta. L'aspetto fa il monaco, il monaco, no, com'è? L'abito fa il monaco in questo caso. Ok. Lei considera, cioè, l'opera d'arte per lei è la realizzazione del robot o i prodotti che realizza il robot, soprattutto nell'ultimo caso, ecco? È un misto. Il robot che uso è un robot industriale. Costicchia, costa sui 30-40 mila euro. Sono contento perché così ho pochi concorrenti che fanno sta roba qua. Però è un misto di cose ed è un po' quel non pongo il confine, come nell'arte non pongo il confine, come l'arte non lo fa. Per dire, la maggior parte dei lavori che faccio sono sempre associati a un racconto. E, tra l'altro, non ho messo stupidamente il sito, però se andate su www.paologallina.it ci sono molte delle opere e poi i racconti associati. Ecco, il racconto fa parte dell'opera stessa. Per cui, in alcuni casi l'opera è la realizzazione, in altri la combinazione. Nel caso di questo cosa qua, c'era un multiprodotto, c'era la lapide, c'è l'hard disk rovinato, c'è la performance, c'è il video, qua non c'è il racconto, però ci sono tutte queste dimensioni. C'è anche uno studio scientifico, perché ispirati da questo, sono stato tutor di una tesista di psicologia, il cui obiettivo era indagare come veniva percepito il valore di un'opera con la consapevolezza che l'opera fosse stata realizzata da un'entità artificiale ancora operativa oppure un'entità artificiale che non è più operativa, cioè è morta, quindi vivo o morto. È stato fatto sia con questo sia anche con pittori in carne e ossa, cioè venivano mostrate le stesse foto a quattro gruppi di soggetti, le stesse 30 foto, e veniva detto guarda, questo è fatto da un pittore vivo, questo è fatto da un pittore morto, questo è stato eccetera eccetera, e poi veniva chiesto: cosa ne pensi, ti piace, non ti piace? Prendono le stesse foto per vedere come veniva modulata la percezione della morte, e questo studio scientifico bizzarramente fa parte dell'opera stessa, quindi anche un articolo scientifico diventa opera, un po' come l'articolo sulle clanfe che è diventato un articolo scientifico, è diventato un pezzo di comicità, non so se avete presente. Esatto. Inquadrando il QR code vado sul sito. Sì, no. Inquadrando là si va sul sito in cui c'è il video, la performance, la spiegazione, le opere. Quanto costano le opere? No, scherzo.
però sono in vendita. C'è uno sconto solo per stasera. Bene. Grazie mille, un altro applauso perché è stata veramente interessante come presentazione, piena di sorprese.